Ciao a tutti, io sono Amon di BitInBit e oggi andiamo insieme a scoprire una novità di Prime Gaming, una novità di Amazon. Infatti c'è un regalo che apprezzeranno tutti gli amanti del gaming, Battlefield 1. Come alcuni di voi sapranno già, Amazon ha creato una piattaforma, Prime Gaming, dove ogni mese regala ai suoi iscritti, quindi a tutti quelli che hanno l'abbonamento Amazon Prime, giochi piuttosto che contenuti esclusivi ad alcuni giochi e altri servizi simili. Fino al 4 agosto Amazon regalerà Battlefield 1, mentre dal 2 agosto fino all'1 settembre regalerà Battlefield 5. Se anche voi siete interessati ad avere questi giochi gratuiti, non dovete fare altro che avere ovviamente un account Amazon Prime e andare sulla piattaforma di Prime Gaming. Nel caso non abbiate un account di Amazon Prime, vi invitiamo a fare la prova gratuita passando dal link che trovate in descrizione, così ci aiutate anche a sostenere il nostro canale. Ricordatevi che la prova gratuita dura 30 giorni, per cui se non volete appunto mantenere Amazon Prime, per cui andare a pagare l'abbonamento, potete riuscire a beccare entrambi i giochi se calcolate le tempistiche appunto di 30 giorni, ma già adesso ci siete dentro, per cui non avete problemi. Ed ora andiamo subito a vedere come fare a riscattarlo. Quello che dovete fare innanzitutto è aprire il vostro browser e andare sulla piattaforma Prime Gaming. Inserendolo su Google è il primo risultato che ci appare, comunque il sito è gaming.amazon.com. Una volta dentro ovviamente dobbiamo loggarci, per cui in alto a destra andiamo a fare il login. Una volta inserito tutti i vostri dati, scrolliamo, passiamo tutti quelli che sono i bottini di gioco, tutti quelli che sono i regali di vari giochi che possiamo andare a riscattare, e come vedete tra i vari giochi che io nel mio caso ho già riscattato abbiamo Battlefield 1 su Origin. Questo gioco, come tutti gli altri, non vi arriverà gratis in automatico se voi siete semplicemente iscritti, ma dovete andare a riscattare il gioco cliccando il pulsante riscatta. Come vedete abbiamo la pubblicità di Battlefield 5 che sarà disponibile dal 2 agosto. Quello che a noi interessa è andare dove dice riscatta ora e cliccare sopra. A questo punto apparirà una finestra dove c'è il nostro account di Amazon, nel caso vogliamo cambiarlo possiamo cambiarlo, e andando a cliccare riscatta codice vedete che vi darà un codice che va inserito sul portale Origin. Clicchiamo direttamente da qui per passare alla piattaforma Origin. La prima cosa che dobbiamo fare è toccare la voce riscatta un codice. Ovviamente dobbiamo andare a accedere con il nostro account, se non ce l'abbiamo possiamo andare a crearlo. E a questo punto quello che dobbiamo fare è semplicemente inserire il codice che abbiamo copiato. Cliccando su avanti ci chiede di confermare l'attivazione del codice, come vedete ci dà anche il nome del prodotto. Clicchiamo su continua, a questo punto ci dice che il prodotto è stato riscattato, per cui Battlefield 1 è nostro. Possiamo scaricarlo subito cliccando su scarica con Origin, oppure possiamo semplicemente andare a chiudere. A questo punto seleziono chiudi, vado nella voce la mia libreria dei giochi per vedere se effettivamente è rimasto nella libreria, e come vedete abbiamo Battlefield 1. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. È sicuramente una notizia molto interessante. Se volete sapere di più su questo Prime Gaming potete andare a vedere un video che abbiamo fatto al riguardo, dove andiamo a spiegare nel dettaglio tutti quelli che sono i vantaggi e i servizi che possiamo ottenere utilizzandolo. Vi ricordo ancora che nel caso non abbiate Amazon Prime potete sempre provarlo gratuitamente per 30 giorni, e se fate la disdetta entro questi 30 giorni avete la possibilità di usufruire dei servizi di Prime senza dover pagare niente. Vi invito a passare dal link che trovate in descrizione se dovete fare l'iscrizione a Prime, e se vi interessa sempre in descrizione abbiamo un link a un video che spiega come fare a disiscrivervi da Prime, per cui se vi iscrivete e sapete che volete usarlo solo per 30 giorni vi consiglio già di disiscrivervi, così non ci sarà il rinnovo automatico. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, noi ci vediamo alla prossima, vi invito ad iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con i nostri ultimi video. Se avete delle domande non dovete far altro che commentare, cercheremo di rispondervi il prima possibile. Ci vediamo alla prossima, iscrivetevi!